Ieri popoloso mercato che scandiva il ritmo della giornata, poi per anni abbandonato al degrado, all'incuria e ai vandali, e se oggi è un impolverato cantiere, la piazza coperta di Francavilla Fontana tornerà nel giro di 2 anni a essere il fulcro della vita economica e sociale. Parola di amministrazione comunale in sopralluogo con le telecamere di Antenna Sud sul cantiere di piazza Umberto I, dove al riparo da occhi indiscreti sono custoditi segreti e cunicoli, simboli di quella economia agricola, lo testimoniano i foggiari del sottosuolo che caratterizzava la città dell'Imperia. Qui sorgeranno gallerie commerciali e spazi di inclusione, qui dove si tornerà a respirare aria di cultura e di storia cittadina, qui dove presto partirà l'ultimo lotto di lavori, la facciata esterna tra ricami e capitelli sarà così nuovamente visibile, mentre il sottosuolo recupererà fascino e funzionalità, tornerà presto a vivere, questa è la promessa alla piazza coperta di Francavilla Fontana. Inside the Chiazza Coperta, come dicevano gli inglesi, siamo qui sul cantiere, nel cantiere, i lavori proseguono, tra poco entra la nuova ditta per il secondo lotto. È suggestivo perdersi anche nei ricordi di questo posto ed è bello immaginare quello che diventerà. Sì, intanto il cantiere procede secondo i tempi che avevamo prestabilito e questa sarebbe già una notizia. E poi è vero, questo è un luogo che ha una connessione fortissima con la nostra città, una connessione che, come dire, sentimentale, ma era anche un luogo che dava lavoro a tanti nostri concittadini. Lo stiamo recuperando, rifunzionalizzando nel segno dell'arte, della cultura e farà del bene anche all'economia cittadina.